scegliere il tema per la rubrica In difesa di, come architetto ed urbanista ho ritenuto opportuno prendere, anziché un edificio o un complesso progettato e costruito da un solo architetto in un solo momento, prendere un brano di città che sia stato voluto, progettato e costruito lentamente attraverso un certo numero di secoli, nel caso nostro 3 secoli e passa, e poi trascurato, distrutto in parte, addirittura abbandonato nel giro degli ultimi 2. Il brano di città che propongo è quello che chiamiamo il tridente di Piazza del Popolo, cioè praticamente un'area di Roma compresa fra la città, fra la Piazza del Popolo, la Piazza di Spagna e il Ponte di Ripetta. Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Via Ripetta non sono 3 poli che nascono precostituiti rispetto al sistema stradale. Anzi, direi che il processo è completamente rovesciato. Nascono gli assi della triangolazione e soltanto in un secondo tempo si pone mano alla strutturazione architettonica dei poli. E qui Via Flaminia arrivava come strada stretta proprio contro la Porta del Popolo, fra 2 mura. Improvvisamente si apriva davanti alla Piazza del Popolo. Proprio una specie di vaso d'espansione dove le carrozze si fermavano, la gente scendeva, si spogliava degli indumenti, degli spolverini del viaggio, si rifocillava prima di entrare nella città. Là a sinistra c'era l'Hotel de Russie, che era l'albergo dei re, dei principi. Tutto intorno c'erano locande, ancora i nomi delle strade ricordano, locande, osterie, cambio di cavalli, eccetera, eccetera. Da questo punto uno trovava l'invito a 3 direzioni, 3 strade ben segnate dalle 2 chiese simmetriche e uguali. Una strada verso ovest piegata che portava nella zona del quartiere Rinascimento verso San Pietro. Una strada centrale che portava al cuore, al Campidoglio. Una strada invece piegata verso est che portava ai quartieri alti, diciamo, ai quartieri nuovi di allora, a San Giovanni e a Santa Maria Maggiore. Ora vedete cos'è rimasto di tutto questo. E hanno costruito qui dietro dei brutti palazzoni, hanno demolito le mura, il polo di traffico si è spostato fuori di Piazza del Popolo con un parcheggio e uno scambio di tram.
la piazza non è rimasta altro che un parcheggio. È stata protetta, si dice negli ambienti capitolini, ma come? Guardate un pochino al centro. Per proteggere la fontana del Valadier intorno all'obelisco, per impedire che le macchine si avvicinassero, sono stati messi una serie di paletti di ferro dipinti in bianco e blu. Alcuni sono storti, altri sono caduti. Veramente questo dà la dimostrazione chiara della insensibilità delle autorità e della popolazione per questi problemi qui. Il secondo polo, quello di Piazza di Spagna, nacque dalla intersezione della via del Babuino con una via di cui ci risulta non chiara l'origine, di Propaganda Fide. Queste due strade si intersecavano con un angolo non retto e dalla demolizione degli spazi intorno venne fuori una piazza a forma di fiocchetto. Su questa piazza puntò la strada nuova che fu costruita per unire i vecchi quartieri della Roma vecchia papale con la Roma nuova degli stranieri, e cioè la via Trinitatis, leggi via Condotti, via Fontanella Borghese, eccetera, eccetera, fino a Ponte Sant'Angelo. A questa piazza aveva due livelli, un livello basso, quello di Piazza di Spagna, e un livello alto, quello di Trinità dei Monti. La prima costruzione fatta fu quella di Trinità dei Monti. E da qui partì poi tutta l'operazione di Sisto V, della triangolazione della Roma Nuova, di San Giovanni, Santa Croce, eccetera, eccetera. Dopo questa chiesa fu costruita la barcaccia, cioè la fontana in forma di nave, di barca, molto famosa, che è in basso nella piazza, e fu costruita dal padre di Bernini. Successivamente furono fatte la scalinata del Settecento, un'opera, quella che ha veramente consolidato l'immagine di questo punto di Roma, e infine l'obelisco. Dopo Piazza del Popolo e Piazza di Spagna ci troviamo qui sul posto del terzo vertice del triangolo, cioè sul polo di Ripetta. In questo punto il fiume fa una lunga curva molto dolce e curva tangente all'asse invece rettilineo della vecchia strada di l'asse Scrofa-Ripetta. In questo punto, questa smagliatura, nel Settecento fu costruito il porto di Ripetta, che è stato uno delle più belle cose dell'immagine romana. Questo polo, il porto di Ripetta, fu distrutto all'inizio delle attività per la costruzione della Roma capitale d'Italia. Le ragioni di questa distruzione sono presumibilmente tre: la necessità di evitare l'ingresso delle acque del Tevere nella città bassa per effetto del piccolo dislivello fra il livello massimo del Tevere e il livello stradale di quelle zone; la seconda, la necessità di costruire un collettore delle fogne lungo la linea dei fianchi del Tevere; il terzo, forse più importante di tutti, la necessità di fare un ponte che unisse il centro storico della città con la zona di nuova speculazione edilizia di Prati di Castello.
La seconda e più grave distruzione, se vogliamo, del polo, del terzo polo di Ripetta è dovuta alla convergenza di tre tipi di interesse. Un interesse ideologico, potremmo dire, un interesse archeologico e un interesse di speculazione edilizia. Mussolini aveva bisogno di sostenere la sua idea della romanità e quindi aveva avuto l'infelice idea di tirar fuori i ruderi della tomba di Augusto. Questa idea della romanità era cara anche ad alcuni archeologi che speravano di trovare chissà cosa. In realtà questo è venuto fuori un brutto rudere che è stato dovuto coprire con dei cipressi. Ma su questa congiunzione interesse ideologico e interesse archeologico si è innestato poi un interesse di tipo speculativo, non sappiamo mosso da quale ragione politica o puramente edilizia. È stato distrutto tutto un quartiere. Le persone che c'erano sono state mandate in una lontana borgata molto brutta al Tiburtino Terzo, lontane dal lavoro che avevano qui perché erano tutti operai, tutti artigiani che lavoravano per le botteghe del centro, lavori di moda, di cuoio, di falegnameria, eccetera, eccetera. Si è distrutta la unica sala di concerti, l'Augusteo che aveva a Roma, una bellissima sala circolare, magnifica proprio per la concentrazione che portava, e questo Augusteo non è mai stato più ricostruito nonostante due concorsi fatti dal Comune. In fin dei conti, nel momento in cui lo Stato si mette a fare lo speculatore, finisce per avallare qualunque operazione, ovvero le piccole operazioni che i singoli privati cercano di fare. Il problema della città vista dall'alto è l'eccessivo disordine. Se uno vede Bologna, i tetti di Bologna o di Firenze sono tetti molto omogenei, ordinati, tenuti bene, tutte di tegole dello stesso colore, mentre qui c'è un paesaggio un po' partenopeo, cioè le sopravvevazioni che sono venute spesso sono proprio di fortuna, fatte col materiale peggiore, non c'è nessun controllo né da parte dei privati né da parte dell'autorità. Ci sono scalette licenziose per un gazebo qualsiasi, c'è qualche giardino tenuto bene, ci sono dei tetti restaurati meravigliosamente come questo qui del convento di San Carlo al Corso che sembra intatto. Si potrebbe forse molto facilmente migliorare questa roba qui purché le autorità nazionale, regionale e comunale si mettessero una volta tanto d'accordo per stabilire alcune regole. Basterebbe stabilire che i tetti debbono essere tutti di tegole, che le terrazze debbono essere ridotte al minimo e che debbono essere coperte per esempio con campeggiane. Basterebbe proibire i camini in Eternit, basterebbe proibire i lucernari non controllati o peggio ancora le coperture di plastica ondulata verde che rovinano tutto. Lo stesso discorso potrebbe farsi per i negozi, le insegne dei negozi e le vetrine, le quali negli ultimi anni sono diventate di una prepotenza straordinaria. Fino a poco tempo fa vigeva una legge che non so se sia andata in disuso, per cui a Roma, tenuto conto del valore architettonico della città,
non erano permesse insegne che non fossero la semplice scritta del nome del negoziante o degli articoli che vendeva in pure lettere sovrapposta all'architettura, cioè senza danneggiare l'architettura dell'edificio. Questa semplicissima legge pare che sia decaduta. È chiaro la pressione del commercio, della civiltà dei consumi è stata fortissima, però mi pare che dall'altra parte ci sia stata troppa debolezza. E lo stesso discorso si potrebbe fare per quanto riguarda i restauri interni delle abitazioni, che è forse il punto più scottante. Qui vicino c'è un fabbricato che, con la scusa di rifare le facciate, è stato tutto rivestito da un'impalcatura e poi è stato completamente vuotato. Una volta fatta questa operazione si doveva ricostruire un edificio moderno. Le autorità hanno fermato i lavori, però l'hanno fermati troppo tardi. Ora anche qui basterebbe un accordo fra le autorità per fare un piccolo regolamento che stabilisse cosa si può fare e cosa non si può fare. Per esempio, bisognerebbe evitare che un appartamento giocato su tre piani, come erano quasi tutti i vecchi appartamenti che avevano la distribuzione delle camere a tre livelli diversi, venga poi unito con altre tre case vicino, altre due case vicino, e venga diviso invece orizzontalmente con una scala nuova, ricavata chissà in che modo, vero? Tutte queste cose qui. Bisognerebbe evitare che i materiali impiegati non siano quelli tradizionali impiegati nel momento in cui l'edificio fu costruito, e sono materiali facilmente reperibili anche oggi: travertino, peperino, mattoni, intonaci semplici senza camuffature. Bisogna tentare di costruire una cultura nuova della città, che non sia soltanto la cultura del piano regolatore, la cultura del grande restauro o la cultura della proibizione di un'azione. C'è dunque da augurarsi che sia possibile ricostruire una sensibilità per l'architettura e per la città. Bene o male c'è diffusa, abbastanza curata, una sensibilità per la pittura, per la scultura un po' meno, per la letteratura e per la musica. Ma la città soprattutto, e l'architettura nella città, che pure dovrebbe essere qualche cosa che interessa tutti, perché ognuno di noi avrebbe la possibilità di goderla in ogni momento della giornata passata in città, è qualche cosa che rimane fuori proprio dell'interesse dei singoli fruitori, dell'interesse degli singoli operatori e soprattutto dell'interesse delle autorità. Mi pare che quindi l'appello rivolto prima alle autorità nazionali, regionali, locali, per mettersi d'accordo non soltanto sul modo di restaurare o sul modo di curare queste cose, ma sul modo di creare una nuova sensibilità per queste cose, sia un appello che dovrebbe non rimanere inascoltato.